Ammetto di aver avuto qualche piccolo problema tecnico e che addirittura l'intera serie è probabilmente a rischio, ma non voglio perdere ulteriore tempo prezioso, quindi vi lascio qui sotto in descrizione il link per andare a vedere il video non elencato in cui vi spiego esattamente per filo e per segno perché sono un attimino preoccupato per tutto questo. Intanto vi invito a lasciare calorosamente 4.000 like per avere un prossimo episodio della carriera allenatore con la Juventus. Il primo è andato da Dio. Fatemi godere ancora una volta, voglio sempre di più. Dai ragazzi, tutti insieme. Siamo tornati qua con la carriera con la Juventus, incredibilmente una carriera con la Juventus, e andiamo a risimulare quindi la partita con il Wolfsburg. Lo saltiamo, abbiamo vinto 3-0. Andiamo avanti e speriamo di riuscire a guadagnare quei famosi 50 milioni che ci permetterebbero di andare a riprenderci Paulo Dybala. Simuliamo subito la partita con l'Atletico Madrid ancora una volta, finché non tornano i giocatori dal mondiale dobbiamo giocare con dei giocatori un pochino scarsi. Saltiamo e abbiamo perso addirittura 2-0 contro l'Atletico, ma ci sta. Abbiamo preso altri 4 milioni e va bene, insomma. Ma diciamo che per questo torneo fa lo stesso. Insomma, siamo già a fine luglio, abbiamo comunque fatto dei grandissimi acquisti, ma ci manca ancora la ciliegina sulla torta del nostro mercato. Attenzione, trasferimento per Pjanic, 43 milioni e mezzo al Bayern Monaco. Diciamo che io ne posso chiedere fino a 68, mi consigliano, ne chiedo 65. 65 milioni di euro, giuro, vendo Pjanic. Potrebbe essere il trasferimento atto a sbloccare l'acquisto di Dybala. Hanno detto 65 no, ma 63 e mezzo sì, quindi direi proprio che possiamo accettare l'offerta e vendere Miralem. Bayern, ma davvero mi fai la punta al chiodo su 1,5 milioni? Abbiamo un'offerta anche per Neto, andiamo a vedere, è sempre il Bologna che ce lo richiede, almeno 15 milioni, dai. E quindi Pjanic se ne va. Pjanic è ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco, in questo momento abbiamo i soldi per comprare Dybala. E il Bologna non vuole saperne di darci più soldi, quindi accettiamo l'offerta a 12 milioni per Neto. Tanto abbiamo appena preso Donnarumma. Ma se l'offerta non è ancora scaduta, in questo momento possiamo acquistare ufficialmente Paulo Dybala. No! L'offerta è scaduta, cavolo. Diamo una nuova offerta a Paulo Dybala. Vuole 300.000 e noi 300.000 glieli diamo. Eccolo qua, giocatore chiave prima squadra e 5 anni. Adesso, dato che abbiamo venduto Pjanic, possiamo benissimo andare a prendere un altro giocatore. Perché? È in scadenza e quindi tra i 24 e i 33 possiamo prenderlo. E costa 43, subito, 30 milioni. Sarebbe veramente un gran cambio Pjanic per Thiago Alcantara. Paulo Dybala ha accettato l'offerta e quindi in questo momento torna ufficialmente ad essere un calciatore della mia Juventus. Nuovo giocatore in arrivo, ecco Paulo Dybala. Diciamo che la squadra mi sembra abbastanza forte in questo momento. Vado anche a sostituire i numeri di maglia perché voglio dare la 10 a Paulito, cosa che spero che non succeda nella realtà perché ho la 21 sulle spalle. Vediamo, Lemina richiede il posto di Pjanic, abbiamo venduto anche Neto e il Bayern vuole 65 milioni, ha senso. Però essendo in scadenza io ti do il valore del giocatore che non possiedo, però invece modificando il budget posso offrirli 45 milioni di euro anche per Saul, che vi ho detto è un mio pupillo. E perché no inventarsi Asensio a centrocampo? Tra l'altro siamo in FIFA, possiamo fare quello che vogliamo. La trattativa sembra fattibile. E anche Isco mi piacerebbe tanto, ma sono sicuro che 45 milioni ci rideranno in faccia. C'è un giocatore che volevo nella Juventus nella realtà, ma purtroppo è andato a Real Madrid ed è Dani Ceballos. Vediamo un po' se è possibile acquistarlo, richiediamo informazioni. E proviamo a vedere anche Raja Nainggolan. So che i tifosi della Roma potrebbero non apprezzare questa scelta, ma potrebbero vedere un loro giocatore fenomenale, uno dei più forti in assoluto, in questa carriera. Anche se alla Juventus, ma è una cosa virtuale, potreste sostenere il vostro giocatore. No, non so cosa sto dicendo. Proviamo a vedere se con 30 milioni riusciamo a portare a casa Nainggolan. E con lui e Vidal a centrocampo, picchiano. E poi è una vita che vado dietro. Perché non provare a prendere Modric e Kroos qua? Non dovrebbe costare tanto, dato che... Ma invece no. Kroos è sicuramente molto più difficile di Modric, dato che è nel top dell'età. E Kanté del Chelsea potrebbe essere un bel nome dinamico per il centrocampo. Non lo nego, il sogno sarebbe Dele Alli, però penso che... Oh, solo 40 milioni, ma 40 milioni lo compro subitissimo. La squadra, ragazzi, è praticamente fatta, manca un centrocampista fortissimo. Attenzione, Ceballos 33 milioni, hanno detto che ce lo danno, però non so quanto abbia di overall. Io provo a offrirne 25 per adesso. 73 milioni per Dele Alli, ok. E se dovessi inserire una contropartita tecnica del calibro di Lemina o Khedira? 40 milioni e Khedira ci sta. 59 milioni per Kanté. L'offerta è sempre la stessa, 30 milioni e sammi che dire. Il Real Madrid ci liquida così, non vende Kroos e invece per Modric vuole 78 milioni di euro. Nainggolan 49, il Tottenham davvero ha un gran centrocampo. Vediamo Nainggolan e Khedira. Il Real Madrid vuole davvero 107 milioni per Isco, ma 107 milioni sono tanti soldi, eh. Dai ragazzi che ci siamo, sta venendo fuori una grandissima Juventus. 62 milioni, mamma mia, ma sono soldi ragazzi, ma chi ce li ha?
Il Tottenham non è interessato a Sami Khedira. Proviamo a vedere se vogliono l'Emina per Alli. Invece il Bayern avrebbe accettato 25 milioni l'Emina per Thiago Alcantara, che non è male. Bonucci e 5 milioni per Saul. In questo momento Bonucci non so se riesco proprio a usarlo. Offerta per il trasferimento per Khedira l'analizzo immediatamente. Arsenal, dacci almeno 20 milioni. Betis avrebbe accettato per Ceballos, attenzione. Thiago avrebbe accettato, il Tottenham continua a rifiutarci invece. Thiago, stai lì un secondo. Dai, dai ragazzi, dai, dai, che vogliamo tutti i centrocampisti più belli del mondo. Sì, Bonucci 26 per Kanté, sicuramente. Almeno 18 milioni per Khedira, ti prego Arsenal, avvicinati. La butto lì, eh. La butto lì. No, 10 milioni e Bonucci per Nainggolan. E io per Mattiello voglio almeno 20 milioni di euro. Scherziamo, è un mio fedelissimo. 18 milioni per Khedira, hanno accettato. Ok, speriamo di venderlo perché 20 milioni sarebbero veramente un bocca sana, una toccata d'aria fresca. Il Tottenham ha accettato. Ha accettato 10 milioni e Bonucci per Nainggolan. 5 anni di contatto, giocatore chiave prima squadra. E 200.000 a settimana per Raja. Venduto Sami Khedira, 15 milioni e mezzo. E attenzione, un'offerta per Piazza. Almeno 30 milioni per Marco, altro fedelissimo. Nainggolan ha accettato e questa la faccio immediatamente. Abbiamo venduto Bonucci e abbiamo preso Nainggolan alla Juventus. Dopodiché, dato che purtroppo è scaduto Thiago Alcantara, riprovo a vedere di mandargli una nuova offerta. E Thiago ha accettato, quindi lo compriamo immediatamente e ci si è arrivati anche il centrocampo. Mamma mia, mi tocca tenere fuori Marchisio probabilmente, è il più scarso qui in mezzo. Ragazzi, guardate che squadra, Donnarumma, Chiellini, Jimenez, Alessandro, Bellerin, Vidal, Thiago, Nainggolan, Higuain, Dybala, Pierre, Meriga, Aubameyang. E voglio un'ultima chicca, un ultimo giocatore che mi piace da impazzire. Anzi, facciamo due. Il primo è un giocatore che ho sempre utilizzato in ogni singola carriera, prima alla Samp, poi al Sassuolo e alla Juve, che è il suo club reale, non può mancare, Daniele Rugani. L'altro invece è Keita, che mi piace veramente tantissimo e voglio provare a prenderlo. Manca veramente poco alla chiusura del mercato e abbiamo il derby di Torino alla prima giornata. Attenzione, il City ha già accettato per Keita, invece il Sassuolo no. 25 milioni e Mattiello. Tanto proponiamo un contratto a Keita perché l'ha accettato così subito e non me l'aspettavo. Subito, Keita ha accettato e non me la spiego. 40 milioni e Mattiello secondo me si avvicina veramente alla richiesta di 81 del Sassuolo. Il Sassuolo chiede ancora di più, ma non ci posso credere, ma non ci credo, non ho più soldi per darvene di più. Ma l'offerta per il trasferimento di Asamoah può mettere tutto in discussione, l'accetto immediatamente. E ragazzi, siamo arrivati a giocare la prima partita con la maglia della Juve contro il Toro. Guardate Paulito col 10 sulle spalle che fa il cucchiaio, non come Rashford. La formazione è quella titolare, i giocatori sono carichi e concentrati per fare una grandissima stagione alla ricerca del triplete, la squadra per farlo c'è tutta. Mamma mia ragazzi, sono veramente teso e emozionato come se fossi un bambino. Nainggolan col 25 sulle spalle non mi piace, dovremmo cambiarlo presto, ma attenzione perché parte Dybala. Dentro così per il Pipita, si cercano subito. Ariel Robben che gli abbiamo dato dal Sassuolo, attenzione perché recuperiamo la palla e possiamo ripartire. Dybala, Higuain e Aubameyang, attenzione, Dybala la dà subito ad Aubameyang che entra in area. Pierre-Emerick Aubameyang la spara addosso al portiere, ma subito pericolosissimi con questo tridente da contropiede. Dybala la recupera ancora una volta, il Pipita prova a buttarsi dentro, prova ad appoggiarsi così a Dybala che vuole andare ancora dal Pipita, Pogba salva tutto. Che partenza, subito sprint, Raja Nainggolan la stoppa, la mette dentro, per Paolo che va a saltare, mi sembra eccessivo, ma la palla è ancora nostra. Dybala la viene a prendere Thiago Alcantara, col 19 che era di Bonucci, così per Nainggolan, che schema! Adem Ljajic sulla fascia che sfreccia in questo modo, poi la mette dentro, Giorgio Chiellini la mette fuori, Dybala, ripartiamo, Aubameyang, attenzione perché il Toro adesso si copre, ha paura di noi e delle nostre ripartenze, Aubameyang dentro per Dybala, un cioccolatino, Paolo la prende, la culla, la porta avanti, ancora Paolo, la serve a Nainggolan, ancora Nainggolan, dentro per Dybala, Dybala all'indietro va da Vidal, Vidal col tacco da Bellerin, Bellerin torna a Vidal, il tiro a giro di Arturo da fuori. Dybala palla al piede, attenzione, Aubameyang si appoggia così a Raja Nainggolan, è ancora Nainggolan, va da Dybala, è la sua mattonella per il tiro a giro. Ripartiamo palla al piede con Thiago, attenzione perché si buttano dentro tutti i nostri. Aubameyang va largo che gli piace partire da lì, ancora Pierre, lo salta di netto, Pierre entra in area, Pierre si vuole appoggiare, quasi rigore. Vidal,
Aubameyang, ancora loro due che giostrano e poi dentro per Dybala, come si intendono quelli davanti. Dybala, ancora, la mette, a rimorchio, guardate Higuain che si era buttato. Dybala dalla bandierina con il mancino fatato per Aubameyang, la palla arriva a Chiellini da fuori, il tiro di Giorgio, di destro, da fuori area, Giorgio Chiellini, il capitano, il primo gol con la carriera della Juventus è suo, sono rosso, sono scoppiato, non ci potevo credere. Dybala, Aubameyang, Padelli esce e Chiellini da fuori area, al volo di destro, il gol più bello della storia delle carriere di FIFA su YouTube. Non ci posso credere. Giorgio Chiellini, King Kong 1-0 nel derby. Esulta, mister, esulta, esulta, sì. Con calma, mi viene un infarto. Giorgio Chiellini, Giorgione mio. È il momento di fare dei cambi. Possiamo far giocare un po' tutta la squadra, perché abbiamo una panchina abbastanza lunga. Entra Claudione Marchisio, perché è giusto far giocare anche lui. E per adesso piazza al posto di Aubameyang e Dybala va a fare la punta con il Pipita. La mettono dentro così, Bellerin bravissimo e attentissimo. Vidal, possiamo ripartire, possiamo orchestrare la manovra. Si appoggia così a Marchisio, vedere Vidal e Marchisio a centrocampo insieme mi si apre un cassetto di ricordi fantastico. Dybala, ancora lui, in posizione, vede partire Bellerin, allora lo serve, accompagna Vidal, Bellerin sbaglia lo stop. Attenzione perché Vidal con la suola se ne va, manco fosse Zidane. Attenzione Bellerin, è ancora dentro ad Arturo Vidal che si propone. Arturo, Arturo, vuole andare, la mette per piazza, Padelli si deve superare. Ma prima l'ultima giocata per Paolo, dentro così, in velocità, può bruciarseli tutti, ancora Dybala, ancora in area, può girarsi, la porta sul mancino, ma Pogba capisce tutto. È entrato Mario Manzo che ci darà una mano in barriera, farà sportellate con tutti, Donnarumma, falla tua. E finisce qua, 1-0, abbiamo vinto la prima partita con la maglia della Juventus. E che centrocampo, e che attacco, mamma mia che squadra. Io sono veramente contentissimo, fatemi sapere se lo siete anche voi qui sotto nei commenti. Purtroppo anche questo episodio è giunto al termine, ma non temete, a 4000 like provo a portarvene subito un altro. E tra l'altro abbiamo gli ultimi giorni di mercato, cosa manca a questa Juve per essere ancora più stellare?